Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio mostrare 7 delle abitudini che metto in pratica ogni giorno. Grazie a queste abitudini il mio stile di vita è migliorato, mi sento meglio, più energica, più produttiva e quindi ho deciso di condividerle con voi. Fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre buone abitudini che vi fanno stare meglio e che giorno per giorno mettete in pratica. Lasciatemi un like se vi va, non dimenticate di iscrivervi al canale e io vi lascio al video. La prima abitudine è quella di bere molta acqua durante il giorno. Uso questa tazza di capienza a mezzo litro per fare infusi e tisane e devo dire che sto bevendo molto di più. Se mi seguite su Instagram l'avrete già vista. In genere bevo almeno 2 tisane al giorno, una la mattina e una la sera. Vi consiglio anche di portare sempre con voi una bottiglietta d'acqua quando siete fuori casa. Mangiare il cibo il meno elaborato possibile, quindi evitando cibi confezionati quando si può, per prediligere quei cibi che non abbiano subito processi di lavorazione, quindi cibi freschi, verdure fresche, e solo leggendo le etichette dei prodotti che acquistate potrete rendervi conto di cosa effettivamente state mangiando. In sostanza è molto importante essere consapevoli di ciò che si va ad introdurre nel proprio organismo. Fare movimento anche se il vostro stile di vita non vi lascia molto tempo libero. Approfittatene quando potete per una passeggiata, ad esempio. Io lo scorso anno pensavo di essere troppo impegnata per la palestra. Semplicemente non mi organizzavo nel modo giusto. Quest'anno invece ho rivalutato i miei impegni e riorganizzando la mia agenda sono riuscita a ritagliarmi 6 ore settimanali da dedicare all'esercizio fisico in palestra. È comunque possibile ritagliare del tempo da dedicare ad un allenamento leggero in casa, fare yoga o qualche circuito a corpo libero. La colazione. Molto spesso sottovalutiamo questo pasto. Saltandola tendiamo a mangiare di più a pranzo e ci troveremo più stanchi nel pomeriggio. Con la colazione attiviamo il metabolismo appena svegli, oltre che avere anche più energie durante la nostra mattinata. Dedicare ogni giorno del tempo a noi stessi. Può essere un bagno rilassante, una maschera per il viso, 5 minuti di meditazione oppure la lettura di un libro, ma dedicare del tempo alla cura di sé è importante per allontanare lo stress ed essere molto più rilassati. Stilare una to-do list. Trovo importante scrivere una lista di cose da fare per il giorno successivo. In genere lo faccio la sera. Una volta scritti tutti gli impegni, non passerò la serata con l'ansia di dimenticarmi le cose da fare. Un'ultima abitudine che non ho ancora adottato del tutto, ma sto cercando di farla diventare mia a piccoli passi, è quella del meal prep, ovvero la preparazione dei pasti in anticipo. Vorrei adottare questa abitudine così da non ritrovarmi a pranzo chiedendomi oggi cosa posso cucinare. Quindi una buona abitudine secondo me è già quella di programmare i pasti del giorno successivo. Se poi riuscissimo anche a prepararli sarebbe ancora meglio. Spero il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, lasciatemi un like se vi va e non dimenticate di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo tra 2 giorni con un nuovo video.